Excuse-moi, vous parlez français? Non. Speak English? Non. Regency Deutsch? Sì. Hable espagnol? Non. Cavarite parusca? Ma che parusca? Parlo italiano. Ah, lei parla italiano? E parli italiano, benedetti Dio. Io vorrei parlare proprio col sindaco, in persona, di fisico. Col sindaco? No, col sindaco. Col sindaco. Ma perché non vuole far parlare col sindaco, se io voglio parlare col sindaco? È col sindaco, sto facendo, non si arrabbi, ha capito, villico, ha capito? Ci ricordi che lei qui in Italia è un ospite. Here we go. Benvenuti in Italia. Viaggio nel pianeta dove nessuno è straniero. Programma a cura di Azeb Luca Trombetta, con il contributo della redazione di Crossing TV. Benvenuti, benvenuti in Italia e benvenuti alla terza puntata. Quello che noi faremo appunto è un viaggio nel paese, nel pianeta dove nessuno è straniero, e quello di oggi invece sarà un viaggio nella letteratura migrante in Italia. Siamo a Radio Città del Capo e www.radiocittadelcapo.it per gli sms 348 7649 289. Viaggio nella letteratura migrante in Italia, lo faremo in compagnia di alcuni, una parte di quella che appunto questa letteratura definita scrittura migrante, e avremo ospiti al telefono e ci faremo raccontare da loro che cosa vuol dire. A pedalare negli anni del regime, anzi grazie al regime, ma forse è meglio che vi racconti ogni cosa partendo dall'inizio. Eravamo in settembre, il lieto settembre in cui in Etiopia finiscono le grandi piogge. Un tempo uno sciopero, il primo della storia d'Etiopia. Tassisti e camionisti sfilavano per la città per protestare contro il rincaro della benzina. Quello dopo, all'improvviso, il golpe. Ancora prima di imparare a comprenderne il significato, ancora prima di imparare a far rotolare correttamente la parola sulla lingua, il golpe ci colpiva mandando a gamba all'aria tutto ciò che fino a quel momento era stato il nostro conosciuto. Adama, come l'aveva ribattezzata il regime, era un crocicchio di tre strade asfaltate sotto un mare di polvere, mosso e rimosso dai gari, i taxi calesse. Oltre il crocicchio c'erano stradine, sterrati, mercatini di verdura, e poi c'erano negozietti di frullati di frutta con cataste di papaie verdi profumate. E poi l'albergo Franco, un tempo di un italiano capitalista e quindi ora nazionalizzato dal regime. E ancora l'albergo Varouche, la nostra residenza. Un corpo centrale contornato da una fila di stanze completamente sepolte sotto bougainville multicolore. E poi un muro di cinta. E tra il muro di cinta e il corpo centrale, due imponenti acace carichi di fiori rosso-vermiglio, con rami sfacciati che oltrepassavano il muro e gettavano ombra dall'altra parte. E Girma, il biciclettaio,
con un'aureola spettinata di capelli e un pettine infilato nell'aureola. Mando la bae. Stava lì, all'ombra dei rami sfacciati, carichi di fiori rosso-vermiglio. All'ombra dei rami sfacciati, carichi di fiori rosso-vermiglio. Questo è un pezzo tratto dallo spettacolo di Gabriella Ghermandi, una scrittrice italo-etiope nata ad Addis Abeba da padre italiano, trasferitasi negli anni 70, fine 70, in Italia, e da parecchi anni vive a Bologna, città originaria del padre. Segue nella sua arte quella che possiamo definire la metafora tipica della tradizione culturale etiope. Scrive e interpreta spettacoli di narrazione che porta in giro sia in Italia che in Svizzera. Tra le tante cose è anche fondatrice assieme ad altri scrittori, della rivista online El Ghibli, ed è anche parte del comitato editoriale. Ricordiamo il suo primo romanzo, Regina di Fiori e di Perle, edito dal Donzelli Editore. Con Gabriella vogliamo incominciare questo viaggio. Viaggio con Gabriella proprio per questo, perché in qualche modo unisce quello che sono le caratteristiche di uno scrittore definito scrittore migrante, che noi forse preferiamo definire della migrazione, quindi un narratore della migrazione. Gabriella, utilizziamo Gabriella, iniziamo da lei, perché lei si ama definire un prodotto della colonizzazione, proprio per il fatto di avere il padre italiano che è arrivato in Etiopia. E in Italia potremmo dire che il fenomeno della scrittura migrante, tra virgolette, si afferma in ritardo rispetto ad altri paesi, dove invece ricordiamo la Francia, ricordiamo l'Inghilterra, dove esiste una tradizione che è più consolidata. E invece in Italia potremmo dire che inizia negli anni 90 con la pubblicazione di tre libri scritti a quattro mani, ricordiamo Chiamatemi Ali del marocchino Mohamed Bouchani, Immigrato dello scrittore tunisino Salah Metnani e Io venditore di elefanti del senegalese Pap Kuma. Nel 1991 abbiamo invece la pubblicazione della Promessa di Amadi del senegalese Saidou Moussa Ba, che come gli altri sono una sorta di viaggio interiore attraverso l'Italia dei pregiudizi razziali, l'Italia del disagio sociale. Si tratta della cosiddetta letteratura di testimonianza che nasce dal bisogno di un intellettuale migrante di comunicare attraverso la scrittura direttamente con il pubblico italiano. Ci siamo fatti spiegare un'altra scrittrice di origine somala, Hijaba Shego, cosa vuol dire essere definiti scrittori migranti e se lei si sente una scrittrice migrante. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Per me è un po' difficile spiegare che significa scrittrice migrante, perché non l'ho capito nemmeno io. Infatti c'è una mia amica scrittrice, pure lei considerata anche lei migrante, Gabriella Curuvilla, che dice che appunto lei è la migrante più stanziale che conosce, visto che sia il padre indiano, ma che lei non si è mossa mai da Milano, insomma, no? Io penso che la migrazione è qualcosa che io chiaramente non rinnego, perché sono venuti i miei genitori qui, non io sono nata in Italia, e quindi questo mi ha portato ad essere vicina alle tematiche della migrazione. Però per quanto riguarda la letteratura, è qualcosa di grave definire, secondo me, qualcuno migrante, come definivano in Gran Bretagna gli scrittori come Rushdie o Hanif Qureishi, scrittori del Commonwealth. In realtà, quando uno scrive in una lingua, noi in italiano, Rushdie in inglese, fa parte della tradizione comunque letteraria di quella lingua. Io considero i miei testi, ma anche quelli di Gabriella Curuvilla, di Amara Lacuso, di Cristina Rifara, di eccetera eccetera, letteratura italiana, punto. Poi chiaramente i contenuti abbracciano più mondi, e questo, diciamo, è anche la ricchezza della letteratura, che si contamina di vari mondi che uno porta dentro di sé o che vede fuori di sé. Quindi secondo me, in un certo senso, allora tutta la letteratura è migrante, e da Adami in poi possiamo dire veramente che siamo tutti migranti, e quindi tutta la letteratura è migrante. Però di fatto
io vedo in questa etichetta che ci viene posta ogni tanto una sorta di rifiuto verso quello che produciamo, perché appunto dicendo letteratura migrante non si vuole tanto avere a che fare, quindi questa etichetta la vedo più come, no, una forma di separazione. Questo non mi piace, perché quando la letteratura appunto è letteratura e tutti i testi in qualche modo, dipende dalla loro qualità letteraria, hanno qualcosa da dire. Facciamo una previsione: quando secondo te un tuo libro non verrà catalogato come scrittura migrante, cosa deve succedere in Italia perché questo avvenga? Io sai cosa spero? Più che me, insomma, io spero che escano sempre più scrittori che abbiano origini differenti, che si sentano italiani, insomma, e solo secondo me una produzione ampia, articolata, bella, coinvolgente può in qualche modo far capire che anche quello che produciamo è letteratura italiana. Secondo me molti lettori lo hanno capito, la resistenza che vedo è in ambiente accademico spesso, e soprattutto alcuni dipartimenti di italianistica che veramente sono un po' retro, quindi considerano questo tipo di letteratura qualcosa, no, di meno pregiato, qualcosa anche di serie B, e questo sì, forse quello cambierà. E poi anche mediticamente c'è questa voglia un po' di separare, no, di dire i migranti che scrivono, però penso che con l'andare del tempo usciranno anche sempre nuovi autori e questo problema non sussisterà, e soprattutto penso che un autore di origine migrante o figlio di migranti potrà scrivere di qualsiasi cosa. Io non vedo l'ora di leggere un bel noir o anche le cronache di Narnia scritte da qualcuno di origine migrante, nel senso che non è che dobbiamo scrivere soltanto di immigrazione, cioè io l'ho fatto perché sentivo questa esigenza, però uno scrittore è libero di fare dal noir ai romanzetti rosa, cioè quando saremo molti di più a scrivere ci sarà anche una grande varietà letteraria. Consigliaci un libro. Ma io adesso mi sono data ai classici, perché ci sono dei classici che mi sono perso nel corso del tempo, e attualmente sto leggendo Il Conte di Montecristo e mi sta appassionando molto. Però ecco, se devo consigliare dei libri, ecco, io consiglierei Sosa Boy di Kentaro Uiva, perché è un libro che parla di un ragazzo soldato e della stupidità della guerra. Kentaro Uiva è uno scrittore che è stato anche ucciso e impiccato perché si era messo contro le multinazionali del petrolio, e quindi è un libro veramente che apre la testa, in un certo senso ti fa capire la stupidità della guerra. E poi mi verrebbe da dire anche Terre di confine, La frontera, cioè scritto Terre di confine / La frontera, di Gloria Anzaldúa, che è pubblicato da Palomar, una piccola casa editrice di Bari, però è uno dei testi veramente canonici degli studi postcoloniali, ed è un testo bellissimo perché non è un saggio, non è poesia, non è un romanzo, non è un memoir, ma tutte queste cose insieme. E Gloria dice questa bellissima frase, dice, parlando del confine, perché tutto si basa sul confine tra Stati Uniti e Messico, dice che il confine tra Stati Uniti e Messico è un'erida aperta, è una ferita aperta dove il terzo mondo si scontra con il primo e sanguina. E prima che si formi una cicatrice, dal sangue di due mondi nasce un terzo paese, una cultura di confine. Quindi è un libro che ci può far capire molto del mondo di oggi. Avete ascoltato Hijab Ashego, somala di origine italiana per vocazione, così come si ama definire. Vi ricordo, Hijab collabora attivamente con il Manifesto Internazionale Nigrizia, la cronaca di Roma di Repubblica. E tra le varie sue pubblicazioni, Pecore Nere con la Terza, e Quando nasce una roulette, Terre di mezzo, questo è un libro simbolo della sua attività con le seconde generazioni figli di immigrati, in particolar modo con la rete G2 di Roma e per la lotta contro la legge sulla cittadinanza. È il suo ultimo libro, presentato da poco appunto a Internazionale, e quando dal titolo appunto la mia casa è dove sono nato.